con Barbara Mazzi, attrice e co-direttrice artistica del progetto Fahrenheit Art Needs Time, un percorso artistico tra letteratura e teatro a cura del Mulino di Amleto di Torino, online da ottobre a dicembre 2020. Barbara, ben trovata. Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti. Ce ne parli? Il nome è ovviamente evocativo, è tratto dal romanzo di Ray Bradbury, Fahrenheit 451. È iniziato questo progetto nel primo lockdown, quindi alla fine di marzo, perché con Marco Lorenzi ci siamo interrogati, quindi è una questione molto semplice. Noi abbiamo una compagnia teatrale e diventava davvero complicato allontanarci così tanto dalla compagnia, dai propri attori, perché è un lavoro fatto anche di allenamento insieme, ovviamente di presenza, è necessaria la presenza, di affiatamento, di training, e quindi venendo a mancare tutto quello ci siamo un po' spaventati, diciamo così, ecco, che questo anche la voglia delle persone, che ovviamente già nel primo lockdown piano piano uno si abbatte con l'umore e tutto, insomma, venisse un po' a incidere nelle proprie anime, diciamo così. Quindi ci siamo interrogati su come rimanere ancora in contatto e soprattutto nel momento in cui tutti i luoghi di cultura comunque venivano chiusi per primi, che adesso nel secondo lockdown nuovamente, noi ci siamo iniziati a chiedere ruolo all'artista all'interno della comunità, se è così semplice chiuderci senza avere un minimo di responsabilità. Quindi questa domanda era molto forte, ecco, e bruciante, e quindi ci è venuto in mente proprio il romanzo di Bradbury, in una frase nello specifico che dice: se ti chiederanno cosa facciamo, tu risponderai: noi ricordiamo. Ecco, quindi in un momento come questo, appunto, ci siamo sentiti responsabilizzati di questa cosa, che avevamo comunque la necessità di tornare, esserci nonostante non ci fossero luoghi, quindi dovevamo in qualche modo riaffermare essere un bene di prima necessità. Quindi i romanzi in questo senso sono stati un pretesto per riavvicinare anche le persone, perché ogni romanzo che è stato scelto dagli artisti del Mulino è iniziato con un gioco. Marco ci ha detto: proponete un romanzo che per voi è assolutamente indispensabile e non debba essere bruciato. E quindi ognuno di noi ha portato un suo proprio romanzo. Questo gioco si è esteso anche agli spettatori, chiamiamoli così, insomma ai cittadini in questo caso, perché appunto il teatro non c'era, ai cittadini, e ognuna delle persone che viene ai nostri appuntamenti porta un romanzo che profondamente vuole salvare dal rogo, e se non lo salva viene bruciato, nel vero senso della parola, cioè come appunto chiudere un luogo di cultura, una scuola, un museo, e quindi quel romanzo, se non viene salvato, viene bruciato. E allora da lì scoppi le persone, in realtà, scopri che dietro ogni romanzo portato, ogni libro, c'è una persona. In questo modo è un progetto anche per ricreare comunità. Doveva essere un percorso anche per riavvicinare delicatamente le persone al luogo teatrale dopo tutti questi mesi di chiusura. Così è stato per un paio di mesi, poi di nuovo siamo entrati nel lockdown, e quindi adesso è un restare in contatto, un creare comunità, ed è necessario questo assolutamente per noi, insomma, è fondamentale. Questo è, mi sembra, un bel pretesto, un bel gioco, un bel pretesto per farlo. Una doppia curiosità, come funzionerà online e quanti sono i testi finora approcciati? Dunque, noi continuiamo a vederci come compagnia, ci vediamo in presenza, facciamo le prime ore di allenamento, di training, alle quali ovviamente adesso non può partecipare lo spettatore. Dopo queste 2 ore, nel quale noi appunto ci siamo allenati e magari abbiamo fatto anche un riepilogo dei feedback, ognuno del proprio libro, perché ogni artista sta preparando degli atti creativi relativi al proprio romanzo, apriamo il collegamento. Noi andiamo in questo caso su Google Meet e apriamo il collegamento a chi si è iscritto, ci presentiamo, raccontiamo il perché abbiamo scelto i nostri libri e come li stiamo portando avanti a livello performativo, e ogni persona presenta il proprio libro perché lo vuole salvare e ci legge un estratto ad alta voce. Adesso stiamo anche ideando dei piccoli frammenti di performance da restituire agli spettatori che si iscrivono in remoto, cioè li progettiamo apposta per il remoto. Ad esempio, io sto facendo un lavoro su Dostoevsky, che è una specie di documentario
scenario, quindi ho fatto tutta una drammaturgia digitale e la condivido, condividendo lo schermo, condividendo l'audio e tutto, sto facendo vedere il mio percorso della drammaturgia digitale relativa a Dostoevsky. Un altro collega sta lavorando sempre su Dostoevsky, ma non salviamo solo Dostoevsky, su Delitto e Castigo, e ha preparato un gioco interattivo da fare. Quindi le performance che vanno sul remoto sono progettate per il remoto e per il digitale, ecco, non è un surrogato. E poi, per rispondere all'altra domanda, ad ora siamo su una quarantina di libri, più i nostri sei, che noi siamo sei attori, due attrici e quattro attori, con il coordinamento di Marco Lorenzi e Alba Maria Porto, e appunto stiamo lavorando a sei romanzi diversi. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Il nostro sito è www.ilmulinodiamleto.com, il nostro Facebook è Il Mulino di Amleto, è una compagnia teatrale di Torino che ha sede a Torino, ma insomma fino a che è stato possibile abbiamo fatto le tournée in tutta Italia e ci mancano. E poi Instagram è Il Mulino di Amleto e lì troverete proprio anche per iscriversi a questo progetto, la mail invece è info@ilmulinodiamleto.com. Fahrenheit Art Needs Time, il progetto del Mulino di Amleto. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Barbara Mazzi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a te, davvero, e a voi tutti. Grazie, a presto.